Le novità in tema di cura e di ricerca sono state presentate nel corso del Congresso nazionale di angiologia e patologia vascolare ospitato al Bo di Padova. Ivana Gotnik. Ha rimarcato ancora il ricordo di Andrea Vessaglio, considerato il fondatore dell'anatomia moderna, il 45esimo congresso della Società Italiana Patologia Vascolare che quest'anno è coinciso con i 500 anni dalla nascita e 450 dalla morte del medico fiammingo. Al Bo di Padova il confronto tra gli esperti ospedalieri e universitari di Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Alto Adige che rappresentano le eccellenze della sanità e della ricerca. È un evento importante all'insegna non solo di un ricordo del passato, ma per ricordare che Padova non solo è nata la medicina moderna, ma Padova è un'eccellenza oggi e lo sarà nel futuro. Un confronto pensato soprattutto per presentare le terapie più innovative nella cura, ma anche nelle sperimentazioni di avanguardia. Ci sono appunto terapie innovative, quali per esempio l'introduzione nel Sistema Sanitario Nazionale dei anticoagulanti orali diretti che comportano per i pazienti notevoli vantaggi pratici, cioè la possibilità di non farsi più prelievi periodicamente e di prendere un dosaggio fisso che non è influenzato da quello che mangiano. Sono passate